trasmettiamo i programmi dell'Accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo oggi serve una garanzia. Da più di 10 anni l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Un'associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it. Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Benvenuti, io sono Ornella Ponzoni ed è un piacere essere qui oggi per parlarvi dell'Istituto Italiano della Donazione, un'associazione che da oltre 10 anni si occupa di dono e donazione in tutta Italia. Oggi è un piacere ancora più grande perché è qui con noi Pietro Presti, direttore generale della Fondazione Tempia. Benvenuto. Grazie per l'invito. L'abbiamo sentito anche dal contributo che è appena andato in onda. Un italiano su due non si fida e non dona. Sarà capitato sicuramente anche a voi di voler fare una donazione, ma di esservi fermati da questo gesto di generosità, non avere donato, non avere fatto questo gesto, perché avete avuto paura, perché vi siete domandati: potrò davvero fidarmi di questa realtà? I miei soldi andranno a buon fine, andranno davvero alla causa che voglio sostenere? Ecco, l'Istituto nasce proprio per questo motivo, per dare una garanzia al donatore. Per farlo, l'Istituto ogni anno verifica le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni non profit che decidono liberamente di farsi verificare da noi. I controlli che vengono fatti vanno ben oltre gli obblighi di legge e rispondono a standard riconosciuti a livello internazionale. Tutte le realtà che superano i nostri rigidi, rigorosi controlli entrano a far parte del database Io Dono Sicuro, che è disponibile per tutti sul nostro sito www.iodonosicuro.it. All'interno del database è possibile filtrare cercando l'associazione a cui si vuole donare in base al territorio, in base alla causa. Vi ricordo che il nostro database è l'unico e soprattutto il primo in Italia composto solo da associazioni verificate. Parlando di dono e donazione, non posso non condividere con voi che nel 2015 abbiamo realizzato quello che per noi era davvero un sogno. Abbiamo ottenuto l'istituzione per legge del giorno del dono. Questo significa che ogni 4 ottobre si festeggia tutti insieme il giorno del dono e della donazione sicura. Per avere tutti i dettagli e tutte le informazioni potete andare sul nostro sito www.giornodeldono.org e potete vedere, ecco, come partecipare e come diventare protagonisti del giorno del dono. Come vi dicevo, è un piacere essere qui oggi perché c'è qui con me appunto Pietro Presti e volevo appunto chiedere a lui, visto che lui ci conosce da molto tempo e il fondo Tempia è verificato dall'Istituto a partire dal 2010, quindi è tanti anni che riceve il nostro marchio donare con fiducia, di cosa si occupa il fondo e perché avete scelto di essere verificati da noi. Grazie. È dal 1981 che il Fondo Edotempia, insieme alla Fondazione, si occupa di ricerca, prevenzione e assistenza in ambito oncologico. Il nostro obiettivo è proprio di coprire tutto quello che è il percorso oncologico, quindi dalla diagnosi precoce alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sostenendo e assistendo i pazienti e i loro familiari anche attività, tramite attività di psico-oncologia, cure palliative per quanto riguarda i pazienti terminali. In più abbiamo 2 laboratori, un laboratorio di genomica sulla ricerca di base traslazionale e un laboratorio di oncologia molecolare molto importante sulla diagnosi molecolare dei tumori. La Fondazione opera a livello piemontese, in particolare nell'area del Piemonte nordorientale, è un onlus del terzo settore e operiamo in stretta sinergia con la sanità pubblica. Abbiamo deciso di aderire all'Istituto Italiano della Donazione perché crediamo fermamente nel progetto dell'Istituto, crediamo fermamente che la scelta di donare sia una scelta innanzitutto etica e per questo è importante essere verificati da un ente esterno, sia per la trasparenza ma anche per la migliore gestione, comunicazione e rendicontazione dell'attività di raccolta fondi. Grazie mille per la tua testimonianza.
il fondo e la fondazione Dotempia sono appunto disponibili con la loro scheda, con il bilancio e con tutti i documenti che lo descrivono anche appunto sul nostro sito www.iodonosicuro.it. Non mi resta quindi che ringraziarvi, ricordandovi anche l'altro nostro sito dedicato al giorno del dono, che è www.giornodeldono.org. Grazie. La transizione ecologica è sicuramente uno dei pilastri fondamentali dell'Agenda 2030. Ma come tutte le transizioni, queste non sono né neutre né neutrali, ma devono essere accompagnate attraverso processi di inclusione. La legge 381 del 91, all'articolo 1, lettera B, disciplina le cosiddette cooperative sociali di inserimento lavorativo, cioè imprese che possono svolgere le attività di produzione e servizi purché al proprio interno occupino stabilmente almeno il 30% di soggetti svantaggiati. All'interno di questa tipologia di imprese possiamo vantare tra le nostre associate la cooperativa sociale Arcobaleno, tra le realtà più innovative nella ricerca di soluzioni di sostenibilità che al contempo in questi 30 anni hanno saputo garantire coesione sociale, continuità lavorativa per i propri soci e percorsi di sviluppo del territorio. Arcobaleno che ha saldato il cielo e la strada, le strade della nostra città, partendo dai rifiuti e dai rifiutati, dimostrando con tenacia e con tanto impegno che una società, per dirsi tale, deve sapere accogliere e dare dignità, lavoro, speranza, coraggio, insomma fare risorgere la vita di tante persone. Arcobaleno che ha contribuito a formare coscienze a volte molto refrattarie, ai colpi di spugna, coscienze che si oppongono a omissioni e a amnesie. Insomma, abbiamo bisogno di coscienze inquiete. Arcobaleno, che ha prefigurato nel suo impegno quella che è oggi una evidenza, la stretta correlazione tra la crisi sociale e la crisi ambientale. E quel grido di Papa Francesco della Laudato Si, che deve diventare Laudato qui, in non dimenticarci l'attenzione per i diritti umani e i diritti della terra. Quindi una conversione verso un'ecologia integrale. E che sempre Arcobaleno, col suo impegno, ha esortato la città, la nostra città e non solo, ad essere città di tutti, città corresponsabile è veramente accogliente, organismo vivente in cui ogni parte è chiamata a dare il suo contributo per il bene comune. Continuiamo così. 30 anni fa Arcobaleno parte da un'idea di poter in qualche modo rispondere ad un bisogno urgente che è quello di uscire da una condizione di emarginazione. Coloro che vivevano questa condizione in modo anche pesante. Per farlo ha scelto di intraprendere attività di lavoro come strumento, come via maestra per restituire speranza di vita alle persone più fragili. Dopo 30 anni di attività, oggi ci accorgiamo che il lavoro da solo purtroppo non è più sufficiente a garantire percorsi di inclusione. Poter garantire simultaneamente un'utilità sociale per le comunità per le quali lavoriamo, creando benefici sociali, ambientali ed economici simultaneamente, è un'operazione che non si può costruire da soli. Siamo all'interno di un capannone industriale, è la sede di lavoro di Arcobaleno e abbiamo scelto questo luogo per celebrare i nostri 30 anni. Lo abbiamo fatto realizzando questa mostra fotografica industriale che vedete alle mie spalle e lo abbiamo fatto perché ci siamo chiesti quale fosse l'elemento da valorizzare nella storia di questi 30 anni.
e abbiamo ritenuto che fossimo noi, le persone che ci hanno lavorato, le persone che continuano a lavorarci e speriamo le persone che arriveranno anche in futuro. Buongiorno, sono Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella. In questo spazio Impara l'arte e non metterla da parte, vi presento due imprenditori che hanno seguito questo slogan. Hanno imparato l'arte e l'hanno veramente messa in pratica. Luca Rosa, titolare di un'azienda di bibite, e Luca Piantanida, panificatore, panettiere, pasticcere, pluridecorato. Inizio da Luca Piantanida. Era 1962 quando il papà Ermanno ha creato il primo forno a Prae Biellese e dopo poco si è spostato a Coggiola, dove avete ancora la sede adesso. Ma cosa è cambiato nel mondo della panificazione da 60 anni a questa parte? È cambiato moltissimo. Quando mio papà ha iniziato a lavorare era sufficiente avere grande passione, voglia di fare, e forse 5, 6, 10 ricette erano più che sufficienti per rappresentare quello che era la propria attività. Oggi, oltre a tutto quello che è la passione che ci dobbiamo mettere, abbiamo la necessità, perché le persone hanno altre richieste, di avere una svariata e un'infinità di prodotti che è fondamentale. Dalla panificazione agli snack salati, al dolce, ai prodotti molto particolari. Prendiamo panettoni, colombe, eccetera. Ecco, voi avete anche un laboratorio apposito di prodotti senza glutine. Spesso si legge nei prodotti che si acquistano l'assenza di glutine, però la presenza di amido. Da voi invece assenza di glutine e assenza totale anche di amido. Sì. È vero, è stata una scelta imprenditoriale, quella di personalizzare quello che sono i nostri prodotti della tradizione, quindi che facciamo da 60 anni, trasformarli in senza glutine, senza cambiare la forma, senza cambiare il gusto, senza cambiare la consistenza, ma volutamente mettendo molta frutta secca anziché utilizzare amidi, fibre o addensanti vari che comunque sono negativi per la ricetta. Tradizione, passione, innovazione, tu hai una delle poche botteghe scuola. L'arte di tramandare, o comunque la capacità di trasmettere quello che è la propria attività, è fondamentale. Bottega scuola ti dà questa opportunità, ti lascia formare delle persone, dei ragazzi, trasmettergli questa passione che diventa il trampolino di lancio per la propria attività. E poi torneremo sicuramente ai giovani. A proposito di giovani, un giovanissimo imprenditore da pochissimi anni ha lanciato la sua attività, che sta avendo un fatturato molto interessante insieme al suo socio. Ma com'è nata l'idea di creare uno stabilimento di bibite? Beh, l'idea nasce da un viaggio nel 2014 con il mio socio Nick a Praga, che mentre eravamo in un pub ci danno un prodotto un po' particolare che si chiama lì medovina, che sarebbe idromele, quindi un fermentato di miele. Noi incuriositi torniamo a casa, iniziamo a provare e questo ci permette di sviluppare quel prodotto iniziale che nel 2019 ci permette di aprire il nostro stabilimento. Poi ovviamente la nostra attività muta e oggi, oltre a questo prodotto, produciamo e ci siamo specializzati nella produzione conto terzi di bevande sia analcoliche che alcoliche e quant'altro. Questa passione che ti ha portato poi anche a studiare enologia ad Alba, e questo ti ha portato poi a realizzare il tuo sogno. Assolutamente. La mia formazione universitaria è stata fondamentale perché mi ha dato le competenze tecniche e il know-how necessario per iniziare questa attività. Poi si è arricchita con tutta una serie di competenze manageriali. Beh, un consiglio che possiamo dare ai tuoi coetanei, che chi vuole intraprendere un'attività imprenditoriale, magari avvicinarsi al tuo mondo? Beh, sicuramente provarci, perché è fondamentale. Per aver successo o fallire bisogna sicuramente lanciarsi, assumersi i propri rischi. E sicuramente come capacità che posso consigliare di sviluppare, che poi sono anche in parte innate, è sicuramente la perseveranza. Bisogna perseverare di fronte e porsi degli obiettivi e perseguirli, che è sempre molto complesso al giorno d'oggi.
Grazie Luca, grazie all'altro Luca, pluridecorato come ho detto prima, Luca Piantanida, che ha ricevuto da poco 2 stelle di un importante marchio italiano. Congratulazioni, 2 difensori dei valori italiani artigianali, il vero saper fare. Grazie per averci seguito. Oggi parliamo di Compasso Manifatturiero, un progetto e un marchio registrato della CNA di Torino, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Compasso Manifatturiero nasce da una intuizione del presidente della CNA, Nicola Scarlatelli, e parte da un'osservazione di quello che è il territorio della città metropolitana di Torino visto dal punto di vista della sua capacità produttiva. Puntando idealmente un compasso sulla Mole Antonelliana e tracciando una circonferenza di circa 30-35 km di raggio, noi andiamo ad inscrivere la quasi totalità delle imprese produttive del comparto manifatturiero torinese, ma soprattutto andiamo a inscrivere delle filiere produttive complete in quasi tutti i settori produttivi, dall'automotive all'elettromedicale, dai servizi alle imprese, alla cartotecnica, alla stampa, alla grafica. È una situazione estremamente unica a livello nazionale e che assume anche caratteristiche di unicità a livello europeo. È il frutto, questo compasso manifatturiero, di decenni di trasformazione e di evoluzione delle PMI e delle imprese artigiane di questo territorio, che progressivamente hanno cambiato pelle, anche sotto le varie spinte del mercato, le varie crisi economiche che si sono succedute, hanno portato ad una diversificazione non soltanto di territorio, per cui per esempio oggi nella città metropolitana di Torino è presente una percentuale elevatissima dei fornitori di componentistica per il sistema automotive tedesco, ma così vale per il settore della moda, il settore orafo. Questo fa sì che qualsiasi esigenza produttiva nella città metropolitana di Torino trova tutti i fornitori che occorrono per arrivare ad un prodotto completo. Anche in settori che apparentemente non ci caratterizzano. Pensiamo per esempio all'industria navale. Certamente Torino e il Piemonte non sono famosi per il mare, eppure abbiamo un'azienda che credo molti conoscono, nella seconda cintura torinese, che ha scelto proprio questo territorio per produrre yacht di altissimo livello che vengono venduti in tutto il mondo. Perché? Perché la filiera che concorre alla realizzazione degli yacht è in parte la stessa che diciamo serve il mondo dell'automotive. Compasso Manifatturiero si manifesta attraverso un festival annuale. Il primo si è tenuto al CERMIG nel giugno del 2022, la seconda edizione si è svolta a maggio del 2023 nell'Aeroclub di Torino Collegno, in strada della Berlia 500. L'obiettivo di questo festival è quello di coinvolgere le imprese del territorio, sensibilizzarle rispetto a questa ricchezza che non è universalmente nota e lanciare anche un appello che è già stato in parte colto anche al mondo confindustriale, per cui noi abbiamo avuto ospite anche il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Marsiai, alle 2 edizioni del Festival del Compasso Manifatturiero. E devo dire che questo messaggio di alleanza tra grande impresa e piccola impresa è un po' il messaggio che la CNA di Torino sta cercando di portare avanti, perché rafforzare l'indotto, rafforzare le catene di fornitura, proiettarle sui mercati internazionali è un modo per salvaguardare questa incredibile biodiversità imprenditoriale
e dare la possibilità a questo territorio di continuare a crescere e a radicarsi a livello internazionale. Un saluto a tutti i telespettatori. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.